perché è la storia di Ilaria, 34enne di Vicenza, che ci aveva scritto ai tempi questo messaggio. Giove dilemma. La mia donna delle pulizie ha mangiato due pancake dal frigo mentre io non c'ero. Me ne sono accorta il giorno seguente, le ho chiesto spiegazioni e lei ha confermato. Cosa faccio? Le do una seconda possibilità o la licenzio? Io questo non so, cioè, se vogliamo possiamo andare a controllare, ma mi ricordo cosa l'avevamo detto. L'avevamo insultata tutti. Un po' per questa poca fiducia. No, avevamo anche detto che comunque se le persone che vengono a lavorare a casa tua vengono comunque per lavorare, se si prendono troppe libertà non va bene, però comunque erano dei pancake, magari gli è venuta fame, può anche mangiare sta signora qua, cioè non è che t'ha rubato niente. L'altra cosa che poi sfrugugliando mi ricordo l'avevo chiesto è: Ilaria, ma prima di fare la morale, decidere se licenziare, sta signora è in regola o non è in regola? Era seguito un silenzio raggelante di alcuni secondi. Vediamo cosa l'avevo detto, ma insomma mi sembra che fosse questo più o meno il senso. Vai. No, va bene, allora, niente, ripartiamo da capo. Si mette in regola, si stabiliscono le regole, si è educati e professionali. Ah, avevamo fatto poi il sunto finale. Ilaria! Eccomi! L'abbia messa in regola, sta signora o no? No, ma no! Perché... Ma come? No, perché ho riscoperto la magia di fare le pulizie in casa. Ah, non hai più donna delle pulizie. Adesso fai tutto da sola, che va bene, è una bellissima scelta. E quindi comunque l'hai licenziata. Sì, alla fine sì. Cioè, tecnicamente non l'hai licenziata perché non l'hai mai assunta, quindi anche il termine licenziamento è un po' improprio. Però comunque si ha interrotto il rapporto, diciamo. Sì, esatto, le ho chiesto di non venire più perché rimuginandoci, insomma, alla fine ho pensato... Ma per quella cosa lì sempre, non sei riuscita a passare sopra a un pancake? Anzi, beh, erano due pancake. No, non sei riuscita. Era più per il problema che era venuta poco e non, cioè, nel senso... Era ancora, diciamo così, in prova e questo gesto mi ha un po' messo sulla difensiva. Il tuo pensiero è stato: se nel periodo di prova non riesci a chiedere un pancake e me lo ciula di nascosto, chissà, due pancake così, chissà dopo. Quindi c'erano anche gli assorbenti, ricordo. Che mi ricordavo che erano due le cose. Anche gli assorbenti ti aveva rubato. Allora forse sì, alla fine. È per questo che ti avevamo un po' messa. Cioè, eri tra i cattivi, questo sì. Però comunque alla fine un po' di ragione te la davavamo. Lei dove vivevate? No, te la davamo, un po' di ragione te la davamo. E, senti, Ilaria, quindi ti ha levato un po' la fiducia, che anche questo mi ricordo, ce l'eravamo già detto. Per quanto tu non fossi proprio con la coscienza immacolata, è importante avere fiducia nelle persone che poi vengono a lavorare a casa tua. Quindi se manca quella roba lì, ci stava anche un po' a fare un passo indietro. E quindi adesso fai tutto tu? Sì, esatto. Quando trovi il tempo? Quando fai le cose? Il weekend ci alterniamo, io e il mio fidanzato, un sabato io, un sabato lui, e andiamo avanti così. Quindi insomma, la vittima dei danni collaterali di questa storia è il tuo fidanzato. Ti dicevo, non potevi trattarla bene, metterla in regola così. Così io il weekend mi guardavo la Serie A, mi guardavo il Gran Premio, andavamo ciulavamo, guarda, però ci potevamo rilassare, no? No, invece niente, il weekend deve stare lì. Cosa fate la mattina? Sì, esatto, la mattina. O il pomeriggio, dipende dagli impegni. Sì, sì, sì. Tu cosa fai? Chi fa i bagni? Che è la parte un po' più noiosa. No, ma c'è proprio, è diviso. Cioè, appunto, chi fa i bagni? No, un weekend uno, un weekend l'altro. Quindi esatto. Vi dividete così? Sì. Ah, che bello, oddio. Sì, perché così uno non... Però lì non si fa prima, dai, facciamo in due che facciamo prima e poi il resto del weekend andiamo. Se no vuol dire che il weekend tu esci per conto tuo perché lui è a casa a pulire i cessi. Il weekend dopo, al contrario, no? No, però cioè, a me dà l'impressione che ci intrighiamo l'uno con l'altro. Cioè, vi date fastidio. Comunque deve essere facile vivere con te, Ilaria, Sì, devi essere una con cui... Sì, la prossima volta, l'anno prossimo chiamiamo lui. Ma pensa che ci intrighiamo? Io avrei dato una lettura... positiva. No, ma in Veneto parlano un'altra, cioè parlano un po'. Sì, io sono abituato con mia cugina, io e i miei parenti in Veneto sono tutti dei termini usati un po' in maniera differente. Ci diamo fastidio. Esatto. Sì, però intrigare non vuol dire darsi fastidio originariamente. Sì, esatto. Viene usato in quel senso lì.
Esatto, in Veneto sì, sì, appunto, cioè in Veneto in alcuni termini sì, li usano in un'altra. No, invece io l'avevo inteso come, sai, ci intrighiamo mentre facciamo le pulizie. Ah, che vi viene un sì, che vi viene uno fa le pulizie. L'altro esatto, guarda, l'altro lo guarda e fa quello scopettone, così. No, no, quindi non si intrigano, si danno fastidio, si infastidiscono, esatto, sì, si infastidiscono. Come si chiama il tuo fidanzato? Francesco. San Francesco, il famosissimo San Francesco. Sì. Adesso in galera. No, ci magari ci finirà. No, Ilaria, no, secondo me prima Ilaria ci finirà in galera. Sì, sì, sì. Ilaria, ti mandiamo un abbraccio.